vabbè, la passione per la musica è iniziata quando avevo, penso, 9-10 anni. Registravo le musicassette, praticamente a casa della mia nonna, con la mia prima chitarra classica, che facevo le prime canzoncine. Sì. Bellissimo. Una roba. E poi me le riascoltavo. Ok, certo, quindi parte proprio dagli albori, insomma. Dagli albori, sì. Quindi proprio come produzione addirittura, quindi. Sì, esatto, esatto. Okay. Vabbè, io ho iniziato come chitarrista, poi nel frattempo comprai anche i BST, i giradischi a fascetta, okay. Mi andavo a comprare i dischi hardcore da Mastelloni, Tecno hardcore. Poi successivamente, tirai su una band, un paio di band tra l'altro, in cui suonavo le chitarre e cantavo, facevamo grunge praticamente. Bello. Sentivo il Carcobain di zona. Ok. Ho lasciato un po' perdere la parte di disc jockey. Ok. E ho riniziato più tardi, su verso, mi ricordo, 24 anni. Tipo. Come mai tu ti sei riaffacciato dopo? Mi sono riaffacciato dopo perché nel frattempo ho ballato tanto. Ok. Ho ballato tanto, talmente tanto, che poi sentivo la voglia di ricominciare a rimettere i dischi. Okay. E da lì è ripartito tutto. Come nasce poi quindi la tua ricerca musicale, no? Il gusto che poi vai a suonare, ecco, la tua ricerca? Bella domanda questa. Difficile, perché ovviamente ho diversi progetti paralleli. Okay. Tra cui Slow Wax, diciamo, un progetto parallelo in cui ho anche la band, è uscito l'album da poco, facciamo un'elettronica, un jazz, eccetera. Quindi ascolto molto. Un'etichetta anche vostra o No, abbiamo pubblicato su Broken District, un'etichetta francese. Perfetto. Quindi ascolto molto a 360 gradi. Ovviamente come dica, faccio altre robe, ovviamente. Cioè, nel senso, è difficile capire come costruisco il set. Alla fine, a livello di DJ, come Rika, mi piace molto roba spezzata, l'acid anni 90. Okay. Chiaro. Cerco di riproporla crossoverando insieme ad altri generi. Il fatto tra, appunto, mai parlato, e te sei nato sull'analogico, no? Appunto, registrando anche le prime cose. Esatto. Come ti vivi il rapporto tra analogico e digitale? Allora, diciamo, ho iniziato le produzioni insieme anche al mio amico Gigi Dex, ovviamente in digitale completamente. Ho passato diversi anni a produrre in digitale, poi, diciamo, adesso sono tipo 6 anni, okay. E poi sarà 7-8 anni che ho iniziato a comprare device hardware. Mi sono fatto lo studio nuovo, fuori casa, davanti a casa mia praticamente, e adesso principalmente uso device hardware. Ok. Mi sono spostato sull'analogico nel corso degli anni, invecchiando. Analogizzato. Particolare. Com'è il tuo rapporto col pubblico? Mi piace, cerco la vibe, ovviamente sono abbastanza espansivo, come sanno i miei amici. Quando suono, cerco sempre comunque di non essere troppo puttana, tra virgolette, a livello di genere. Perché comunque mi piace proporre la roba che piace a me. Cerco ovviamente di spostarmi e indirizzare durante la serata, però non sono uno di quelli che, se vede che non c'è vibe, mi sputtano, inizio a mettere roba che, cioè, alla fine non vorrei mettere. Quindi ho questo approccio qua, che magari non è proprio un approccio da DJ vero e proprio, magari è più da un produttore. Sai, sì, sul punto di vista, però in realtà il fatto anche che produci, secondo me, ti aiuta molto, perché comunque te già crei una cosa che ti piace, esatto, e quindi puoi sicuramente anche farla sentire ad altre persone. Non riesco a sputtanarmi. Se non fosse stata passione, quale altra passione vorresti coltivare? Nessun'altra. Ok, perfetto. Io ti ringrazio, spero ti sia sentito libero anche qua di suonare quello che volevi. Bellissimo. E quando vuoi passare, siamo qua. Grazie mille. Grazie.